Beh, c'è molto di me, se non tutto. C'è molto perché da una parte Giacomo Ferrara che interpreta Giorgio, il ragazzo più giovane, in quel ragazzo c'è il riflesso Fabrizio arrabbiato, turbolento e inquieto che ero quando avevo la sua età. E dall'altra parte invece c'è Vinicio che interpreta Massimo, il suo angelo custode. Più maturo, più saggio, più consapevole, che può avvicinarsi molto al Fabrizio di oggi. Il pugilato è uno sport che ho sempre amato e continuo ad amare, uno sport che ha dentro tanta poesia e sono molto legato a questa fantastica disciplina perché mio nonno era un pugile e mi ha trasmesso questa passione fin da piccolo, quando mi veniva a svegliare, io vivevo con i miei nonni quando ero piccolino. E mi ricordo che mio nonno Dario, mio nonno materno, mi veniva a svegliare quando c'erano gli incontri dei pesi massimi a Las Vegas o a New York, quindi il fuso orario era diverso rispetto al nostro. Lui se ne fregava della scuola e veniva nel letto a svegliarmi per insomma, farmi seguire questi incontri. No? Mi è rimasta questa passione e ho sempre voluto scrivere un film che avesse come metafora la box. E durante un mio concerto a Milano, al Mediolanum Forum di Milano, mi ricordo, sono arrivato un giorno prima e sono andato a vedere degli incontri di boxe, appunto, e lì ho conosciuto Mirko Valentino, un ragazzo che è salito sul ring completamente solo, senza accompagnatori, con una canzone di Mario Merola, mi ha colpito questa cosa qui, ha gonfiato di botte l'avversario, che era un pugile molto più blasonato di lui, e ha perso i punti, un po' come su Rocky 1, Rocky perde contro Apollo Creed, no? Ho voluto conoscere questo ragazzo, sono sceso in disperato, il giorno dopo l'ho invitato al mio concerto al Forum, ho raccontato questa storia a tutti i ragazzi, si sono tutti commossi, ascoltando le parole di Mirko, che è diventato poi l'antagonista di Ghiaccio, di questo film. E in pratica nel film lui interpreta lo sfidante, lo Zingaro, così denominato lo Zingaro, che sfida Giacomo Ferrara nell'incontro decisivo per passare dalla categoria dilettante a quella del professionista. Chi sale sul palco comunque, perlomeno io la vivo così, vive una situazione interiore. Non, cioè tutto quello che può cambiare rispetto agli altri festival cambia interiormente, no? Non viene condizionato da quello che succede all'esterno, dai tamponi, le mascherine, i distanziamenti. Questo non mi condiziona affatto perché sono molto concentrato su quello che devo effettivamente fare, ossia salire sul palco e cantare la mia canzone. Sotto questo punto di vista non cambia nulla, quindi la pressione emotiva è sempre la stessa. E per quanto riguarda ieri sera sono molto felice perché per me era una canzone complicata da interpretare, perché come vi ho detto prima, microfoni spenti, è una canzone dove mi apro completamente la persona che ho davanti e in quel momento è come se lei fosse stata lì davanti a me. Quindi ho trovato, diciamo, un po' di tremore nella gola, nel cuore soprattutto. Però è stato meglio immaginare lei che 10 milioni o 20 milioni, non so quanti erano, di telespettatori. Ma il commento che mi ha dato più fastidio è stato un commento di ripicca da parte di un giornale che è Rolling Stone. Mi ha dato molto fastidio, mi ha dato molto fastidio perché è un commento di ripicca, perché dietro c'è una turbolenza passata e quindi questa cosa non mi è piaciuta affatto. E per il resto ho letto soltanto cose belle e insomma mi è piaciuto quello, soprattutto l'atteggiamento che hanno avuto i fan nei confronti di questa nuova canzone. Di tutte le persone che mi hanno sostenuto e che mi continuano a sostenere sui social, della risposta che c'è stata da parte della stampa, e sono molto felice di questo perché è un progetto a cui tengo veramente tanto e sento la responsabilità di tutto un lavoro che si sta comunque, che è iniziato 2 anni fa, in cui è riversato anche questo film. E quindi tolti i primi due scogli, il primo era il Red Carpet perché io lo soffro in particolar modo, è la prima esibizione. Spero insomma di andare sempre più in discesa. Allora, il brano Uomini Soli è un brano che, al di là della bellezza di questo brano, che è insomma uno dei capisaldi del nostro repertorio musicale italiano,
mi lega molto alla mia adolescenza perché è un brano che cantavo ai matrimoni e me lo chiedevano sempre come bis, quindi negli anni ho avuto modo di metabolizzarlo bene. E spero di non fare brutta figura davanti a Facchinetti, soprattutto. Ma ancora è presto perché abbiamo iniziato ieri, quindi, anzi l'altro ieri, però sì, ogni volta si instaurano comunque dei momenti, delle circostanze che già nel momento in cui le stai vivendo sai che rimarranno impresse nel tuo cuore e nella tua testa per sempre, no? Io poi cerco sempre di ravvivare il mio gruppo di lavoro perché tante volte vedo che sono più tesi loro rispetto a me. Quindi sono uno che cerca di fare squadra, di crearle quelle circostanze lì. E spero di riuscirci anche questa volta. Nel 2018 è stato, al di là della vittoria, comunque io mi porto dietro un background di emozioni positive talmente ampio e così ricco che sarà difficile comunque eguagliare quel momento, perché ce ne sono state veramente delle fotografie stupende, oltre a quella che hai raccontato tu, insomma. Abbiamo vissuto tutto con molta armonia e spensieratezza quel festival.